Benvenuti a Mipel Digital Days. Paolo e Daniele Amato, buongiorno. Buongiorno, Orietta. Buongiorno. Due generazioni, il cambiamento assoluto per cercare di non cambiare. Paolo, cosa ci racconti? Che è stata una fatica molto impegnativa, perché cercare di mantenere un'identità nel mondo della pelletteria è stata un'esigenza assoluta, perché il mondo si è spostato tutto verso i brand, per cui noi piccoli pellettieri abbiamo avuto diverse difficoltà a mantenere il rapporto con tutte le varie clientele, i vari department store in tutto il mondo. Poi noi come azienda, come Leolocati, abbiamo sempre avuto una vocazione internazionale. Pensa che dal 1948 esportiamo in Giappone e credo dal 1922-23 negli Stati Uniti. Quindi il nostro era un percorso molto molto complesso da mantenere, e la rivoluzione che è successa dopo la guerra nella istituzione del MIPEL, perché noi siamo fondatori, gli ultimi rimasti dei fondatori e forse l'unica azienda che ha presenziato in tutte le edizioni del MIPEL, la quale teniamo in particolar modo, quindi ovviamente è stato uno sforzo quello di appunto mantenere forte sia l'internazionalizzazione che il mercato italiano. Però con il cambio generazionale delle aziende, con la vocazione al brand, abbiamo un po' perso terreno, soprattutto in Italia, però lo abbiamo mantenuto abbastanza in giro per il mondo. Ecco. Grazie al prodotto estremamente particolare, un prodotto da cerimonia, un prodotto da sera, molto molto ben collocato in tutte le fasce di tutti i vari paesi. Daniele, cosa è successo nel passaggio da questa generazione alla tua? Beh, sicuramente sono cambiate tante cose nel mondo della moda, quindi questa ricerca di brand, di nuove identità, di cambi, appunto. Quindi ho cercato di, tra virgolette, svecchiare quello che era un prodotto molto bello, molto ben fatto, con le migliori tecniche esistenti, ma purtroppo poco spinto a livello stampa, a livello department store, a livello negozi. Quindi ho cercato di rendere più vendibile, più apprezzabile, più semplice da apprezzare un prodotto molto ricercato, quindi semplificandolo e rendendolo appunto più appetibile per quello che è il mercato di questo momento, che cerca un prodotto alto, sì, ma non troppo alto, perché ormai la clientela comunque è alla ricerca anche di qualcosa di ben fatto, senza per forza dover spendere per il coccodrillo. Ecco, gli piace anche avere una bella borsa in vitello, cosa che noi non facevamo praticamente. Ho ancora una domanda. Internazionalizzazione. Ambedue avete parlato di esportare la borsa da cerimonia nel mondo. Paolo, qual è stata l'azione più importante? Guarda, il riscontro che abbiamo avuto nella internazionalizzazione è stato il piacere di trovare in diverse testate giornalistiche delle fotografie di personaggi veramente eccelsi che hanno indossato le nostre borse. Parlo di regine vere, regine dello schermo, che hanno avuto al braccio delle nostre borse. Abbiamo avuto la casa reale inglese, quella giapponese, lo abbiamo ancora. E per noi questo è stato un motivo di grande soddisfazione, perché non hanno preso degli oggetti estremamente particolari e basta. Hanno preso delle normali borse che però sono state apprezzate per la loro linea, la loro semplicità, la loro eleganza, la loro classicità. Daniele? Beh, sicuramente è stato iniziare ad entrare in mercati che non erano neanche all'orizzonte quando sono arrivato qua io, nel senso io mi sono buttato molto. Mi ha sempre affascinato questo mondo della Cina, che comunque è un mercato che funziona molto bene, ma molto molto difficile. Quindi io mi sono lanciato in questa esperienza. Per fortuna ho trovato dei contatti molto molto disponibili a iniziare a proporre il prodotto, e il prodotto ha iniziato a funzionare, soprattutto in un mercato difficile come la Cina, dove se il prodotto non è ben fatto, con il prezzo giusto, con lo stile giusto, non funziona niente. Quindi ho cercato di fare molto su quel discorso, cioè su quello che era l'esportazione nei paesi che apprezzano particolarmente qualcosa di particolare. Ecco, questo è stato un po' il mio obiettivo e quello che sto cercando di fare tutt'oggi. Ecco. Grazie, grazie ambedue, grazie Paolo, grazie Daniele. Grazie a Grazie te, a te. Orietta, grazie. Grazie.